Si rianima il dibattito sul metano in Sardegna. Anche la segreteria regionale Wiltec insiste sulla necessità di realizzare la dorsale. Nuove iniziative della Fondazione del Cammino. Intervista al presidente Giampiero Pinna sull'affidamento dell'incarico per la redazione del piano strategico. Si apre uno spiraglio per Casa Serena. Il prefetto di Cagliari ha annunciato in videoconferenza la disponibilità della regione per un intervento risolutivo. Carboni ha già al lavoro allenatore e direttore sportivo. Comincia a prendere forma il progetto della società bianco-blu in vista del prossimo campionato di Serie D. Buon giovedì 9 luglio 2020 a tutti i telespettatori di Canale 40, ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete potuto sentire dai titoli di apertura, si anima in Sardegna il dibattito sull'utilizzo del metano per la fase di transizione energetica. Anche la segreteria regionale della Wiltec si schiera apertamente a favore della realizzazione della dorsale del gas per la distribuzione del metano nell'isola. Vediamo il servizio. La dorsale è l'unica soluzione che possa dare una prospettiva al tessuto produttivo della Sardegna. Lo sostiene il segretario generale della Wiltec Sardegna, Pierluigi Loi, a proposito dei chiarimenti della sottosegretaria dello sviluppo economico, Alessandra Todde, che ha annunciato una virtual pipeline che consentirebbe di estendere alla Sardegna la rete nazionale del trasporto del gas attraverso due terminali di rigassificazione da realizzarsi a Portovesme e Porto Torres, che verrebbero collegati internamente da una rete. La Wiltec Sardegna è estremamente contraria a quanto propone il sottosegretario Todde, che mistifica la realtà e cambia posizione anche rispetto all'ultima riunione che si è tenuta al Mise a gennaio scorso, dichiara Pierluigi Loi. Ora si sono inventati questa virtual pipeline che sicuramente non serve alle esigenze dei sardi. Nella nostra regione è necessaria una dorsale che distribuisca il metano in tutti i bacini, dando a tutte le imprese la possibilità di utilizzare l'energia allo stesso costo del resto d'Italia. Solo la dorsale riuscirebbe a dare una prospettiva produttiva alla transizione energetica delle due centrali a carbone attualmente esistenti, dando con questa trasformazione una stabilità alla rete elettrica regionale. La Wiltec Sardegna è critica anche sull'alternativa del collegamento con la Sicilia, previsto nel piano industriale di Iterna, soluzione che presuppone tempi molto lunghi. La connessione Campania-Sicilia è prevista solo nel 2025 e solo successivamente sarebbe realizzata quella tra Sicilia e Sardegna. Rivendichiamo con forza la dorsale in Sardegna perché è l'unica soluzione per dare prospettiva al tessuto produttivo della Sardegna, conclude Pierluigi Loi. Tra l'altro, ci sono progetti avanzati, hanno avuto anche il via da parte del Ministero dell'Ambiente e mancano solamente i decreti attuativi del Mise e del MIBAC. La Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara ha affidato l'incarico per la redazione del piano strategico. Stamane Francesca Rius ha intervistato il presidente della Fondazione, Giampiero Pinna. Sentiamo. Presidente Pinna, ieri è stata una giornata, diciamo, importante, decisiva per quanto riguarda il cammino minerario di Santa Barbara, perché c'è stato l'affidamento a due società importanti che cureranno il piano strategico. E tutto questo, diciamo, che dà, come dire, un respiro internazionale al nostro cammino. Esatto, sì, è un fatto importante questo della firma di ieri, che ovviamente però è il frutto di un processo molto lungo, nel senso che il piano strategico è uno strumento indispensabile se vogliamo disegnare il futuro del nostro cammino. Non ci dobbiamo accontentare dei buoni risultati che stiamo registrando, ma dobbiamo collocare la prospettiva in un ambiente più, in un ambito molto più ampio, che a mio avviso è quello internazionale. Allora, per questo è indispensabile che noi sappiamo bene, per noi e per chi ci dà le risorse, per i comuni, per la regione, dove vogliamo arrivare, questo deve essere, e come vogliamo arrivare a questi risultati, questo deve essere scritto in un piano strategico del cammino minerario di Santa Barbara. Ecco, per fare questo noi ci stiamo lavorando da diversi mesi, per affidare questo lavoro, questo importante lavoro per la fondazione. Abbiamo fatto un bando pubblico, hanno risposto in 9, abbiamo avuto 9 offerte, quindi si sono dimostrati interessati soprattutto a livello nazionale a,
rispondere al nostro bando. Un segnale importante anche questo. E certo, diciamo che ci sono stati qualche professionista a livello sardo, ma soprattutto hanno risposto grandi imprese a livello nazionale. Queste offerte le abbiamo esaminate con una commissione che ha lavorato e che ha proposto appunto una graduatoria, e noi, considerato che l'esame è stato fatto dai tecnici, abbiamo accolto questa loro proposta. Io ho portato in consiglio d'amministrazione la loro proposta e quindi la scelta che è stata proposta, e il consiglio d'amministrazione ha approvato all'unanimità. Ora, io non conoscevo queste due strutture, però dalle referenze che sono contenute nell'offerta, ma soprattutto da questo primo contatto, posso dire che sono due società leader nel settore consulenziale delle strategie programmatorie del turismo. Una è la SLLA Turismo e Territorio, ha lavorato già per la Sardegna, per tante altre regioni, hanno fatto un piano strategico del Trentino avendo ottimi risultati, e questa loro genericità, diciamo, nel concepire e nel preparare studi e programmazione sul turismo nel territorio, doveva essere integrata da una specializzazione che è proprio quella del turismo dei cammini, e non poteva capitare di meglio che la Francigena Service si unisse a loro facendo un atti, e quindi hanno fatto un atti per partecipare a questo bando, e si sono uniti assieme. Quindi questa capacità di programmazione del turismo si avvarrà ovviamente della specificità, certo, della Francigena Service, che è la società di servizi dell'Associazione Europea della Via Francigena. Quindi il massimo di esperienza, il massimo di capacità di penetrazione a livello internazionale, e dunque non possiamo che essere soddisfatti. Dopo l'incontro di ieri io sono ancora più soddisfatto, perché ci siamo trovati di fronte persone altamente competenti, di prestigio nazionale e internazionale, per cui credo che aggiungeremo valore ai passi in avanti che già sta facendo il cammino. Cambiamo argomento. Si è tenuto oggi in videoconferenza il programmato incontro convocato dal prefetto per la procedura di conciliazione su Casa Serena. Il prefetto ha comunicato che il presidente della regione e l'assessore al bilancio avrebbero manifestato la volontà di garantire un contributo economico straordinario per l'anno corrente per Casa Serena e strutturale per gli anni futuri per Margherita di Savoia, per far sì che il comune di Iglesias non sia costretto a chiudere dei servizi socioassistenziali indispensabili per tutta la cittadinanza. Le organizzazioni sindacali CGL, CISL, UIL, Funzione Pubblica in una nota registrano positivamente questa apertura da parte della politica regionale, ma auspicano in tempi brevissimi un'interlocuzione diretta tra il sindaco Mauro Usai e l'assessore Giuseppe Fasolino per meglio chiarire i contorni della vertenza. La riunione si è conclusa con un altro piccolo rinvio per dare il tempo alle parti di incontrarsi, sentirsi, e la prossima riunione per la conclusione della procedura di conciliazione in atto sarà calendarizzata a metà della settimana prossima. Le organizzazioni sindacali sottolineano il lavoro svolto dal prefetto, che ha permesso di aprire uno spiraglio di speranza concreto per una soluzione positiva della vertenza in corso, e confermano lo stato di agitazione. Andiamo avanti. Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge numero 171A contenente misure per il sostegno al sistema produttivo regionale per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia. Al termine della riunione il presidente Michele Pais ha espresso soddisfazione per il via libera all'unanimità, sottolineando che il Consiglio è stato unito per il bene dei sardi. Si tratta, ha aggiunto Michele Pais, di un altro provvedimento per aiutare la nostra isola in questo momento post-Covid. Ma il disegno di legge approvato è solo un altro passo per aiutare la Sardegna a ripartire. Lunedì arriverà in aula la legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica. I capigruppo hanno concordato la sua approvazione nel più breve tempo possibile. La Sardegna non può aspettare. Ed ora il consueto aggiornamento sui dati del Covid-19. Ancora una giornata senza contagi né decessi per Covid-19 ieri in Sardegna. I casi di positività dall'inizio dell'emergenza restano invariati, 1371, così come i decessi, 134.
In totale nell'isola sono stati eseguiti 89.561 tamponi, 840 nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in ospedale sono complessivamente 3, nessuno in terapia intensiva, mentre 7 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.221 pazienti guariti, più 5 rispetto all'ultimo aggiornamento, più altri 6 guariti clinicamente. Bentornati in studio. Nuove agevolazioni Tari sono state disposte dalla Giunta Comunale di Iglesias, guidata dal sindaco Mauro Usai. Vediamo il servizio di Giampaolo Cirronis. L'amministrazione comunale di Iglesias ha approvato un'agevolazione tariffaria in materia di Tari a favore delle imprese presenti sul territorio che sono state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione di emergenza determinata dalla pandemia Covid-19. L'agevolazione verrà concessa limitatamente in proporzione all'effettivo periodo di chiusura o inattività forzata per effetto dei provvedimenti ministeriali emanati e precisamente nel seguente modo: esenzione totale della parte variabile fissa, limitatamente al periodo di effettiva chiusura o inattività forzata, derivante dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19. Esenzione totale della sola parte variabile, limitatamente al periodo di effettivo esercizio dell'attività in forma ridotta, derivante dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19. Per i titolari di attività aventi diritto ad agevolazioni Tari, che dovessero ricevere una bolletta per l'anno 2020 priva di tale agevolazione, è possibile recarsi presso l'ufficio tributi del comune di Iglesias per ottenere una rettifica. Abbiamo ritenuto, ha spiegato il sindaco Mauro Usai, da subito che fosse necessario intervenire per aiutare chi, fino a questo momento, non aveva mai ricevuto aiuti, ma che ha subito maggiormente le conseguenze del lockdown imposto dall'emergenza sanitaria. L'amministrazione è particolarmente vicina alle attività produttive, ha aggiunto l'assessore delle attività produttive Ubaldo Scanu, attività che hanno dovuto pagare il prezzo più caro dell'emergenza Covid-19. È stato doveroso intervenire con una serie di provvedimenti, tra i quali agevolazioni tributarie, esenzioni e dilazione dei termini di pagamento, provvedimenti necessari per garantire una piena ripartenza. Restiamo ad Iglesias, nuova dura critica di 6 consiglieri di minoranza al sindaco della città per la sua mancata partecipazione alla seconda riunione dei sindaci svoltasi sabato mattina a Bugerru sulle problematiche del sistema sanitario pubblico. Vediamo insieme. La mancata partecipazione del sindaco di Iglesias, Mauro Usai, anche al secondo incontro dei sindaci dei comuni del Sulcis Iglesiente, tenutosi sabato mattina a Bugerru per denunciare le carenze e i gravi disservizi del sistema sanitario pubblico regionale, è al centro di una nuova dura critica di 6 consiglieri di minoranza della città mineraria nei confronti del primo cittadino. Le prime due riunioni della conferenza sanitaria dei sindaci del Sulcis Iglesiente hanno una cosa in comune: l'assenza di Mauro Usai, sindaco di Iglesias. Attaccano Federico Garau, Francesca Tronci, Bruno Amoi, Luigi Biggio, Simone Saiu e Alberto Cacciarru. Una cosa sicuramente che non passa inosservata: Iglesias infatti continua a essere il perno centrale della sanità pubblica nel territorio della nostra provincia. E non può dunque permettersi di ignorare le conferenze che vedono uniti tutti i sindaci nella medesima battaglia. La difesa dei servizi sanitari pubblici, aggiungono i 6 consiglieri di minoranza, un'assenza che vale più di 1.000 parole. La non rappresentanza del comune di Iglesias a queste due conferenze la dice lunga. Mauro Usai continua in maniera imperterrita a fregarsene del territorio, al contrario di ciò che sbandierò durante la campagna elettorale. Prosegue passo dopo passo il depotenziamento della sanità pubblica a vantaggio dei servizi dedicati alla sanità privata. In maniera palese, il territorio del Sulcis Iglesiente, aggiungono i 6 consiglieri comunali di minoranza, sta perdendo in maniera progressiva diversi servizi di fondamentale importanza per la popolazione. L'assenza di Mauro Usai dimostra come tutte le parole spese durante la campagna elettorale erano solamente una presa in giro nei confronti dei cittadini iglesienti. Con questo atteggiamento di menefreghismo, concludono i 6 consiglieri di minoranza, continua a dare conferma della inadeguatezza nel suo ruolo,
Una cosa è certa, la città di Iglesias merita un'amministrazione che difenda la città e i suoi abitanti. Ed ora la cronaca. Gli agenti della squadra volante del commissariato di Carboni hanno arrestato un 22enne cagliaritano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'altra notte gli agenti hanno fermato un'autovettura guidata da un ragazzo per un controllo di polizia. Il giovane, apparso da subito molto nervoso, è stato trovato in possesso di un contenitore metallico con all'interno un grammo di eroina. Gli è stato trovato addosso inoltre un involucro di plastica contenente circa 25 grammi di cocaina e la somma di 125 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Il controllo è stato esteso all'abitazione del giovane, che ha permesso di sequestrare un bilancino di precisione, sacchetti di plastica con residui di sostanza stupefacente e circa 10 grammi di sostanza da taglio. Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giudice, dopo l'udienza direttissima, ha convalidato l'arresto con l'obbligo di presentazione giornaliera presso gli uffici di polizia. Cambiamo argomento, ma restiamo sulla cronaca. Un incendio si è sviluppato ieri a Calasetta, in località Falchi, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo Forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla pattuglia forestale della stazione di Sant'Antioco, coadiuvata dal personale elitrasportato e da una squadra di volontari di protezione civile. L'incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di terreni agricoli ed incolti. Le operazioni di spegnimento col mezzo aereo, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 15:10. Centinaia di manifesti funebri sono stati affissi ieri dai militanti di Casa Pound Italia davanti alle sedi INPS in decine di città italiane per denunciare la morte dell'economia italiana e di migliaia di piccoli e piccolissimi imprenditori messi in ginocchio dalle politiche governative e giustiziati dai disservizi, dai ritardi e dall'incapacità di gestire i pochi aiuti statali da parte dell'INPS. In Sardegna l'iniziativa è stata messa in atto nelle sedi di Cagliari, Iglesias, Carbonia, Olbia e Sassari. Le immagini riguardano la sede di Carbonia. L'INPS, spiega in una nota alla stampa Casa Pound, dovrebbe essere l'ente pubblico di maggior sostegno ai lavoratori e agli imprenditori in questo momento di profonda recessione. E invece non soltanto si è fatta trovare impreparata a fronteggiare l'emergenza, ma addirittura ha aggravato una situazione già critica. Non ci sono stati soltanto ritardi ingiustificabili nell'erogazione dei soldi, prosegue CP, ma addirittura le imprese che hanno anticipato la cassa integrazione sono ancora in attesa della necessaria autorizzazione per compensare quanto già pagato con i contributi da versare. Cambiamo ora decisamente argomento. La biblioteca comunale di Viale Arsia e le sedi di Cortoghiana, Bacquabis, Barbusi, Sganaus e la sezione di storia locale e locali ex torneria di Grande Miniera di Serbariu saranno chiuse al pubblico nel periodo estivo dal 12 al 22 agosto 2020. I servizi riprenderanno regolarmente lunedì 24 agosto. Come già anticipato nel telegiornale di ieri, sarà Marco Mariotti a guidare il Carbonia nel prossimo campionato di Serie D. L'ex tecnico della Torres subentra ad Andrea Marongiu, il tecnico che ha guidato la squadra bianco-blu alla storica doppietta Coppa Italia di Eccellenza, promozione in Serie D, che la società ha ringraziato per la professionalità e la capacità che hanno portato la squadra a questi grandi risultati e gli ha augurato nuove soddisfazioni umane e calcistiche. Ieri il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo erano già in città ed abbiamo colto l'occasione per le prime interviste. Vediamo insieme. Roma d'adozione, ma con la Sardegna ormai nel cuore, dopo Nuorese, Torres, ecco Carbonia, una avventura in Sardegna che continua. Assolutamente sì, è la mia seconda casa, ho fatto un po' tutto, mi mancava il sud, ho fatto il nord, il centro, mi mancava il sud di questa splendida isola. Spero insomma di ripagare ancora la fiducia che mi è stata data dal popolo sardo, in questo caso dal presidente e tutti i dirigenti del Carbonia. Speriamo di fare una buona annata, i presupposti ci stanno, adesso ci mettiamo sotto al lavoro e poi il campo ci darà come sempre l'unica risposta reale. Ecco, un'esperienza alla Torres positiva, perché è un terzo posto brillante in un campionato dominato dalla Torres. Assolutamente sì, faccio ancora i complimenti alla Torres, ma già l'ho fatta la dirigenza dell'allenatore, perché hanno strameritato sul campo di vincere il campionato. Noi siamo stati, noi lo siamo le grandissime sorprese del panorama nazionale, perché due squadre che venivano da una
play-out vinto all'ultimo istante, si sono ritrovati a combattere fino alla fine, perciò è stata una cavalcata incredibile e mi dispiace solo non averla portata fino al termine. Qui ancora faccio un ringraziamento a chi mi ha dato la possibilità di poter allenare la Torres, che era un sogno, e ai miei splendidi giocatori che l'anno scorso hanno fatto loro veramente una prestazione incredibile. Carbonia dunque, una squadra neopromossa che lo scorso anno ha fatto una grande stagione. Ovviamente Marco Mariotti, anche se da lontano, avrà seguito le vicende dell'Eccellenza. Sì, assolutamente sì, ero lontano, però poi ci sono squadre tipo Anurese che ho nel cuore e perciò ho seguito molto questo campionato. Ma poi so anche della storia che c'ha il Carbonia. Carbonia ha fatto 13 campionati di C, ha sfiorato la Serie B. Ormai parliamo di tempo fa, e purtroppo quello che dico sempre io, il passato conta, ma fino a un certo punto. Quello che conta è il presente e il futuro. E mi sembra che il Carbonia abbia un futuro abbastanza tranquillo e sereno, perché ho visto, ho potuto notare che ci sono idee chiare, idee molto molto chiare, e questa è una cosa che mi fa piacere. C'è giocatori che, come Federico Boi, che ho avuto il piacere di allenare a Nuoro, ci sono giocatori come Figus e Angeletto che, o Cordetto, che chi è che non li conosce? C'hanno un buon anno di giocatori, ma questo poi sono valutazioni che faremo insieme al direttore, insieme alla società. Vorremmo essere una squadra molto giovane, che sia una squadra grintosa, che faccia un buon calcio, che ottenga una salvezza, che è il nostro obiettivo, e poi che diverta, che avvicini il pubblico al campo. Questo è il primo obiettivo che mi sono posto. Comunque qui colgo l'occasione e faccio i complimenti alla Carbonia dell'anno scorso, allo staff tecnico, ai suoi protagonisti, ai suoi giocatori, perché vincere un campionato, una Coppa Italia, anche se regionale, non è mai facile. Andrea Colombino, sta per iniziare una nuova avventura. A Carbonia, per la prima volta, mi pare, impegnato in una squadra del capo di sotto, così lo possiamo Sì. dire. Vabbè, Per un sassarese è una terminologia conosciuta. il calcio non ha un paese. Per me è sempre stata una grossa passione, poi è diventato anche un lavoro, quindi io sono ben felice di accogliere questa possibilità che mi ha dato il Carbonia dopo 2 anni di inattività, Di studio. di studio assolutamente, perché non mi sono mai allontanato dal campo. E ora colgo con entusiasmo questa possibilità. Carbonia che ritorna in Serie D, diciamo dopo 30 anni, però la precedente esperienza era un'interregionale che allora era una quinta serie, mentre invece oggi è una quarta serie, quindi diciamo è una categoria che pesa, è importante. È una categoria importante, appunto, da quando non c'è più la C2, l'ex C2 è di fatto la quarta serie nazionale, è un campionato molto competitivo, con giocatori di categoria superiore, anche perché ci sono delle dinamiche in Serie C che portano molti, molti giocatori di valore a sposare i progetti di società di Serie D, che magari hanno anche dei budget importanti. Quindi la Serie D è un campionato molto impegnativo, ma non abbiamo paura. Ecco, primo obiettivo ovviamente è l'assestamento in questa categoria, mi pare, no? C'è una Sì. salvezza tranquilla e valorizzazione dei giovani. Assolutamente, il primo obiettivo è quello di mantenere la categoria, non abbiamo la pretesa di fare viaggi pindarici che ora sarebbero fuori luogo, perché logicamente la società che ha fatto un grande lavoro per arrivare in Serie D è giusto che ora abbia l'obiettivo, tanto per iniziare, di rimettere le cose a posto dal punto di vista organizzativo, quindi strutturarci e cercare poi tutte le componenti che ci consentano di mantenere la categoria, ecco, di fare Ecco, perché il campionato. salto cioè dal dilettantismo puro è difficile. Siamo ancora tra i dilettanti, Sì, però è l'anticamera del professionismo. no, di dilettanti, cioè non si gioca a calcio per diletto, no, Esatto. si gioca a calcio e basta, cioè qua devono esserci calciatori A tempo pieno. a tempo pieno, che abbiano fame e voglia di arrivare, perché questa è poi che fa la differenza. Ieri mattina, intanto, il personale tecnico incaricato dalla FIGC-LND di Roma ha effettuato un'accurata visita dello stadio comunale Carlo Zoboli, che ospiterà il prossimo campionato nazionale di Serie D. Alla presenza dei professionisti dell'ufficio tecnico comunale, del presidente della commissione sport Manolo Cossu, di alcuni consiglieri comunali e dei referenti del Carbonia Calcio, sono stati visitati tutti i locali e valutate le situazioni di criticità che verranno contenute in un apposito verbale in prossimità
prossima consegna entro venerdì 10 luglio all'amministrazione comunale. In accordo con i referenti della Lega, il Carbonia Calcio ha già chiesto il nulla osta comunale all'utilizzo dello stadio Carlo Zoboli. Documento propedeutico è necessario per perfezionare l'iscrizione, entro il 20 luglio, al campionato di Serie D 2020-2021. Il nostro telegiornale si chiude qui. Io vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e con Noasa in corso il nostro telegiornale in lingua sarda. Vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21 con il programma Tutto Campo curato da Giancarlo Cancedda. Grazie per l'attenzione e per averci seguito. Io vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci.